Salve, e stranamente vi devo dire anche bentornati, perché non me lo sarei mai aspettato di dover fare questo video. E sì, mi scuso anche per il ritardo, però sai, video post partita, video della moviola che se non avete visto vi invito ad andare a vedere. Giusto per dare continuità al tutto ho deciso di farlo uscire oggi. Un po' in ritardo, però vabbè, tanto siamo ancora nel pieno delle polemiche, quindi non vedo perché non far uscire questo video. Però premetto dicendo che oggi voglio essere un pochino speranzoso, come per dire questo ragazzo che dopo lo scontro Zapata-Dybala ha scritto: ma dove l'avete visto lo scontro? C'era anche il giallo per simulazione. E dopo l'1-1, fuori gioco dove? Aspetta, e Dybala che inciampa su Zapata, guardate bene. A parte che non capisco il nesso, fuori gioco, 1-1 del Milan, questo ritorna sul rigore non dato, però va bene. Se per voi quello è rigore, allora a posto, vogliano avere ragioni i juventini. Di, se te vuoi sentirti dire non è rigore, va bene, però tutti, anche la stragrande maggioranza dei milanisti ha detto che è rigore, però va bene, quello non è rigore. E così, stranamente, per pura magia, al fischio finale, la Juve deve vincere il campionato, se no chi storti si lamenta. Non vedo nulla di strano, questo è il campionato italiano. È inutile, tutto inutile. Campionati inutili, squadre, giocatori, tifosi inutili. Forse anche il suo commento è inutile, però vabbè. Non ha senso tutto questo, non c'è spirito, non c'è più niente di niente. È finita, tutto è finito, scontato, comprato, truccato. Manca la competizione, la legalità, la sportività. Chiudiamo tutto e andiamo a casa, perché il calcio italiano è morto. Perché ovvio, quando non viene dato rigore alla Juventus in quei casi, no, ma io non ho visto niente. Quando viene dato rigore, che ne parleremo ulteriormente dopo, come se ieri non fosse bastato, no, quello è un rigore clamoroso, è assurdo. Persone che credono sia rigore sempre quando la tocchi di mano, quando non sanno che se stai a 2 cm ed il braccio non è larghissimo non si dà mai rigore, se non fosse che a 2 metri è con il braccio così. Però vabbè, fate schifo figli di puttana, siete la rovina dell'Italia, merda, avete rovinato il calcio in Italia, a tempo scaduto ladri. A parte la grandissima grammatica e sintassi, un altro che se non vede le partite parla, cosa ci vogliamo fare? Niente. E niente ragazzi, questi qui sono i commenti. Non me lo sarei mai immaginato, per l'amor di Dio. E da cosa, e che cosa abbiamo capito? Che se non viene dato un rigore alla Juventus, no vabbè dai, chi se ne frega, dai, era difficile. Però se viene fischiato un rigore che a termini di regolamento si può dare, no, dopo uno scandalo, dopo è tutto comprato, tutto venduto e va bene. Però dopo va bene, non consideriamo i milanisti che dicono che c'era il rigore non dato a Dybala, che c'era rigore quello su De Sciglio. Può passare anche Ruiu che dice che effettivamente era rigore, può passare anche Costa Curta che lui forse ha tirato una delle perle più belle perché ha detto a termini di regolamento è rigore, ma per me non è rigore. Cioè, quindi a termine di regolamento è rigore, è stato fischiato rigore, però non va bene. Poi per carità, io posso capire anche le motivazioni di Costa Curta, che sicuramente sono valide, perché di fatto De Sciglio arriva in corsa e tutte le pugnette che vogliamo. Se, come dice anche lui, a termine di regolamento è rigore, fischia rigore. Poi se anche un arbitro, che non è che parliamo di un arbitro che è arbitrato in seconda categoria, tutte quelle categorie lì, che comunque sicuramente sa il regolamento, però stiamo parlando proprio di un arbitro che ha arbitrato Serie A, Serie B, non so se ha arbitrato in Europa, però vabbè, che dice: sulla concessione del rigore c'è poco da dire, nemmeno a me fa impazzire questa interpretazione moderna del fallo di mano, ma secondo le indicazioni vigenti il rigore ineccepibile, il braccio è largo e si muove verso il pallone. Ma può passare anche quello che ha detto Sky ieri: non è netto ma legittimo anche il rigore stesso concesso da Massa, se non su suggerimento, senz'altro con l'aiuto dell'addizionale doveri. Sul cross di Lichtsteiner De Sciglio infatti va in opposizione tenendo l'avambraccio largo e respinge il pallone, non una volontà diretta ma comunque, per quel che chiede il regolamento, un gesto che si può punire nonostante la distanza ravvicinata. Quindi ragazzi, cioè, che cosa vogliamo dire? Siamo sempre al solito punto di partenza. Se una cosa è a favore della Juve è uno scandalo, è tutto comprato, è tutto rubato, è tutto falso. Se viene fatta contro, come abbiamo visto anche ieri, perché di fatto anche ieri non ho visto nessuno indignarsi per il rigore non dato a Dybala, non dico il gol in fuorigioco perché sempre Sky ieri ha fatto vedere che nel momento preciso in cui De Lofeo passa la palla a Bacca, Bacca era effettivamente in posizione regolare, va bene, cioè, cosa vogliamo dire? Siamo sempre al solito punto di partenza. Ma poi se ci sono anche dei giornalisti come, vabbè, lo sapete, che dicono: ah, questa è una vergogna, ah, ci sono squadre come Inter, Napoli e Milan
che in un mese sono usciti con le polemiche che, tanto per cambiare, alimentate voi, ma se effettivamente guardate il regolamento non c'è niente di scandaloso, va bene. Tanto la maggior parte dei tesserati fanno così, che vanno davanti ai microfoni a dire: ah, io dico quello che voglio dire, però non c'è diritto di replica. Se dei giornalisti alimentano queste polemiche, se vogliamo anche mettere dei giocatori del Milan non accettano la sconfitta e spaccano lo spogliatoio, va bene, questo è quello che volete, questo è quello che è, e data la mentalità del cast è anche quello che sarà. E in tutto ciò rimango stupito sempre di più del fatto che la Juventus non si tuteli, perché anche col nuovo fatto del marchio, se la gente ti spara merda così in continuazione, non credo sia un bene nemmeno per il marchio. Però va bene, che cazzo dobbiamo dire? Detto ciò, se il video ti è piaciuto e la pensi come me, ti invito a lasciare un mi piace, scrivimi qui sotto il tuo pensiero su tutte queste pugnette e polemiche inutili del cazzo o di grandi esperti che parlano tanto per cambiare senza sapere il regolamento. Se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al canale, io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve, contro tutto e tutti.